Amici di Rocella Love, benvenuti con la nostra consueta trasmissione in questo momento legata al calciomercato del Rocella, quindi Rocella Love in formato speciale calciomercato. Avevamo annunciato alcuni colpi in casa Amaranto in questi giorni nelle nostre trasmissioni, anzi voglio salutare tutte le persone che ci seguono tramite social media, tutte le persone che su Instagram, su Facebook e sui vari canali sono riuscite a visualizzare la nostra programmazione, quindi saluto tutti i commenti, tutte le persone che hanno commentato favorevolmente Rocella Love. Ricordo a tutti quanti infatti che dall'inizio del campionato saremo a Rocella, dove racconteremo a ogni partita aneddoti, il risultato ovviamente, e tante curiosità legate alla squadra rocellese. Quindi dicevamo che questo momento è legato al calciomercato. La squadra Rocella 1935 sta effettuando alcuni colpi in entrata, e ieri un tris importante, 3 giocatori, uno per reparto. Fra un po' sveleremo i loro nomi, vi racconteremo un po' la loro provenienza calcistica. Nel frattempo voglio ricordare ancora che Rocella Calcio 1935 nei prossimi giorni ufficializzerà altri colpi e noi saremo lì a farvi conoscere i nuovi beniamini dei tifosi Amaranto. Una squadra, quella del Rocella, che dopo questa rivitalizzante notizia avvenuta il 3 di settembre con la riammissione in Serie D, sta cercando in tutti i modi di rimpinguare ancora di più una rosa importante per ben figurare nel campionato di Serie D del girone I. Tra l'altro mister Francesco Galati in questi giorni ha personalmente visionato assieme a tutto il suo staff, quindi mister Giordano e tutto il resto, Curtale come DS, alcuni giovani che faranno parte appunto di questo Rocella 2020-2021. Andremo ora a parlare di questi tre calciatori. Sono, lo dico subito, sono tre giovani calciatori, ma hanno una loro esperienza in campionati importanti. Sono il primo è Cristian Rigo, è un esterno d'attacco, la pedina importante per poter portare sicuramente frecce verso la linea offensiva della squadra di mister Galati. Poi abbiamo Manuel Capozzi, centrocampista 2000. Manuel Capozzi è un classico centrocampista di qualità e di quantità. E poi un difensore, un giovane difensore, Davide Giorgilli. Andremo quindi ad analizzare adesso questi tre calciatori ruolo per ruolo. Partiamo da Cristian Rigo, che è un esterno d'attacco classe 2001, ex Vastese, ma ha avuto precedenti e importanti partecipazioni calcistiche anche con il Limolese e l'Avellino. Poi Manuel Capozzi. Di Capozzi abbiamo detto poco fa che è il classico centrocampista, lui è giovanissimo, è un 2000 che si appresta a vivere una stagione importante, è stato prelevato dalla Forza e Coraggio ed è cresciuto nel vivaio dell'Avellino e anche del Benevento, quindi ha fatto parlare di sé in Campania e sta quest'anno vivendo questo importante momento con il Rocella 1935 e si appresta appunto a un campionato di Serie D ad alti livelli. Poi l'ultimo in ordine di tempo è Davide Giorgilli, lui è appena 18enne, è un giocatore ex Vastese, anche lui è un valido calciatore, un roccioso difensore quasi all'antica, un difensore che sicuramente non si farà diciamo sfuggire i dirimpettai dell'attacco avversario, quindi sicuramente tre giovani che impreziosiscono il carniere di mister Galati. Quindi questi tre giocatori, assieme a quelli che già abbiamo ufficializzato nelle passate trasmissioni ed altri che arriveranno, saranno le new di questa importante stagione per quanto concerne il Rocella Calcio. E dicevamo, noi invece come Rocella Love daremo maggiori notizie durante il campionato, dove ci sarà la versione canonica della nostra trasmissione e accanto a me non sarò da solo, ma ci saranno ospiti, calciatori, dirigenti e telefonate importanti che arriveranno da tutta Italia, perché questo nostro programma è seguito un po' ovunque e io voglio ancora una volta ringraziare tutti gli internauti
tanti che ci seguono, che con i loro attestati di stima ci fanno andare avanti con la nostra trasmissione. Quindi vi ricordo, molto presto ci sarà la programmazione canonica di Roccella Love, subito dopo la prima giornata di campionato. Ora ripetiamo i tre acquisti ufficializzati: Cristian Rigo esterno d'attacco, Manuel Capozzi centrocampista centrale e Davide Giorgilli difensore. Quindi noi vi salutiamo e diamo spazio alle prossime programmazioni con Roccella Love in formato speciale calciomercato.